Capola Casale, l'aeroporto del Salento, si adegua all'impennata di traffico fatta registrare negli anni passati, a parte il lieve calo del 2012, e si fa bello, oltre che più funzionale ed accogliente, con tre progetti per un totale di 18 milioni di euro. Nell'arco di un mese, infatti, Aeroporti di Puglia ha bandito tre gare, rispettivamente per l'ampliamento e adeguamento delle sale di imbarco, poco meno di 8 milioni di euro, per il rifacimento dei piazzali di sosta per gli aeromobili e l'adeguamento delle infrastrutture di volo, poco più di 7 milioni e mezzo, ed infine per la progettazione di lavori di ristrutturazione della caserma dei vigili del fuoco dell'aeroporto, per poco più di 2 milioni. Ci sarà una nuova sala di imbarco da 1500 metri quadri, con un tetto in strutture metalliche curvilinee di grande luce, sormontate da pannelli fotovoltaici di ultima generazione, mentre l'area che oggi ospita le sale di imbarco sarà suddivisa tra nuovi locali destinati ad attività commerciali e l'aumento del numero dei nastri di controllo bagagli e dei posti di polizia. È previsto anche un raddoppio del numero dei gate, che passano da 8 a 15. Infine, all'esterno dell'aeroporto, in corrispondenza di arrivi e partenze, ci saranno anche due pensiline in acciaio. I piazzali di sosta per gli aerei, che attualmente occupano 60.000 metri quadri, ne guadagneranno altri 20.000, in modo da accogliere in maniera più agevole il nuovo traffico aereo. Infine, la caserma dei vigili del fuoco, che sarà ristrutturata e messa a norma ed avrà un nuovo punto di avvistamento, più alto e con una visuale migliore sull'intero aeroporto.